E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio di SnowRunner, episodio speciale. Mi era stato chiesto un giorno, non sarebbe male parlare del Camel Trophy. Ebbene, dopo svariati episodi, svariati video insomma che vi ho lasciato con delle nozioni sul fuoristrada, più altri vabbè ovviamente relativi al gioco, quindi il DLC che è uscito, la mappa che è uscita, quindi più volti al gameplay, oggi sono andato a cercare una mod particolare, insomma non è fatta benissimo, però serviva, perché se vogliamo parlare del Camel Trophy non si può non parlare anche di Land Rover con i vari modelli che hanno, come dire, percorso tutti questi anni. Adesso lo vedremo dall'80 circa al 2000, perché gli anni più o meno sono quelli, adesso lo vedremo nello specifico. Vi anticipo che probabilmente sarà un video forse spezzato in due, quindi parleremo innanzitutto in una grande introduzione del Camel Trophy, poi eventualmente approfondiremo, se avete piacere, se vi va, se me lo fate capire che vi interessa veramente tanto, perché comunque non è un video facile, non è il solito video, come vi dico sempre, ah che bello, metto su SnowRunner, ah che bello, guarda, mi impianto, mi ribalto, facciamo due risate, basta, no. Cerco di guidare, insomma, ok, che è sempre un gioco, però cercando, insomma, di fare del mio meglio e appunto aggiungendo delle nozioni sotto alla base, sotto alla parte video, e cerco di aggiungere appunto una parte di parlato, che ripeto non è semplicissimo perché devo far mente locale, sono andato a rileggere alcune cose e, insomma, ho le mie fonti in descrizione, ovviamente troverete tutto dove ho, come dire, cercato e ripassato, e nulla, volevo insomma portarvi all'interno di questa, come dire, grande scuola di vita, perché chi lo ha percorso, chi lo ha fatto, è stato, diciamo, segnato in positivo. Voglio dire, non era una cosa per nulla facile dai racconti che ho letto. Noi ovviamente tratteremo più la parte, insomma, come dire, tecnica, le chiacchiere, ovviamente ognuno poi legge quelle che ritiene opportuno dei vari partecipanti, perché partecipavano diversi stati al mondo, insomma, tra cui l'Italia ha sempre partecipato e ha avuto un sacco di grandi nomi illustri. E quindi nulla, fatemi sapere se vi è interessato poi questo video una volta finito e se vale la pena approfondire magari con una seconda parte il tutto. Quindi direi di iniziare e di dire cos'è questo Camel Trophy. Quindi è stato definito come una leggenda dell'avventura. È nato per far, diciamo, da sponsor appunto alla Camel, quindi una nota marca di sigarette, però il senso è che comunque in brevissimo tempo è diventato più che altro quasi un fenomeno di massa, quindi una cosa di costume, e si è nominato tanto in quegli anni, insomma per anni ha segnato l'immaginario della gente. Se uno magari vede un fuoristrada un po' allestito, così anche per ridere magari gli si dice, o comunque ti viene detto, dove vai al Camel Trophy, perché è rimasto nell'immaginario, insomma. E ripeto, inizialmente è partito nel 1980 e l'ultima edizione è stata nel 2000, quindi 40 anni, e se non erro, ma poi approfondiremo, mi pare che ogni anno c'è stata un'edizione, forse qualche anno è saltato, ma ne dubito. E a parte la primissima edizione, che è stata svolta insomma usando delle Jeep CJ7 se non erro, e tranne l'ultima, quindi la prima e l'ultima le escludiamo, che l'ultima proprio col fuoristrada c'entrava poco, hanno utilizzato delle Honda CRV, che sì, ovviamente lì le Honda CRV sono dei fuoristrada, ma ho anche in mente delle immagini su delle, chiamiamole, imbarcazioni, quindi è diventata una cosa un po' più oltre, diciamo, al fuoristrada. Tra l'altro poi vi accenno solamente che un pochino questa filosofia è stata portata poi avanti da Land Rover, perché infatti invece le edizioni, tranne la prima e l'ultima, sono tutte accompagnate da mezzi Land Rover, dai primi serie 3, come in questo caso al Range Rover, all'uscita del Discovery, ai vari Defender poi che sono stati utilizzati anche come auto di supporto, però i protagonisti principali erano i vecchi series. E tante edizioni, oserei dire così a sentimento, circa metà, e i protagonisti principali erano appunto i Discovery. Poi ripeto, Defender di ogni passo
e allestimento ce n'erano comunque sempre dietro, perché c'erano i veicoli supporto, officina, eccetera. Quindi voglio dire, non è difficile vederne alcuni, però ecco, questi i grandi protagonisti. Più vabbè, mi pare un'edizione solamente fatta, una fra le ultime, insomma, l'ultima con la Land Rover, con il Freelander. Quindi questo è un attimo per dire che appunto poi la Land Rover, ma ne parleremo eventualmente nel secondo approfondimento, ha portato avanti un attimo questo discorso con il G4, che però era una specie di Camel Trophy, e tanto per vedere qua, se uno cerca Camel Trophy trova una miriade di immagini e filmati di cose anche abbastanza, anzi toglierei l'abbastanza, direi anche di cose estreme. E ricordo un dato, mi pare che in un giorno avevano fatto tipo, non so, 300, 500 metri, voglio dire, lì era continuo lavoro di badile e vericello, cose sconvolgenti, mi pare, forse nell'Amazzonia. Ripeto, c'erano edizioni ed edizioni, quindi alcune magari un po' più facili, altre veramente che si sono ritrovati in posti veramente strani, perché sì, hanno anche girato il mondo, non è una gara tipo che veniva sempre svolta nello stesso posto, anzi hanno girato veramente tanto. Tornando al G4 velocissimamente, io concludo appunto: la Land Rover poi ha portato avanti questo pseudo progetto di fuoristrada, ma non solo, quindi orienteering, una cosa sportiva, quindi bicicletta, canoa, arrampicata e tutto quanto. Quindi qua al G4 li sgamate, diciamo, se guardate su internet e cercate G4 Challenge, trovate vari Land Rover, tra cui Defender e Discovery nuovi, parte anche quelli vecchi, e, vecchi, diciamo, la serie che, come dire, l'ultima prima del Discovery 3, li vedrete in livrea arancione, ecco. Comunque il discorso del Camel Trophy, appunto, come vi dicevo, in pratica cos'era? Era banalmente, anche se dir banalmente in una cosa del genere è brutto da dire, però era una gara non gara, perché praticamente bisognava partire, fare svariati chilometri o svariate miglia, dipende dove vi trovavate. Tutti gli equipaggi erano praticamente attrezzati alla stessa maniera, quindi avevano gli stessi mezzi allestiti, erano mezzi stock alla fine, e come meccanica e tutto, tranne ovviamente l'allestimento, che ovviamente aveva vericelli, nel senso, vabbè, uno, però tutti i veicoli erano allestiti con vericello, portapacchi, taniche, badile, piccozze, insomma tutto l'allestimento era, diciamo, abbastanza, come dire, importante, anche visivamente, banalmente si vede che non era uscito di fabbrica così, ma era ben allestito. Poi gli equipaggi erano sempre in due per ogni stato. Adesso i primi team mi pare che magari partivano con 7-8 equipaggi, poi mano a mano che sono andati avanti hanno aumentato. Infatti il primo appunto è stato la Transamazonica nel 1980, ci sono state 3 squadre, una nazione, ed era solo la Germania che ha partecipato, e era stato fatto, diciamo, più o meno in questo periodo, quindi 30 aprile 15 maggio. Aveva percorso 1600 e qualcosa chilometri, e appunto nelle zone relative a Belém e Santarém, quindi appunto questa Transamazonica. Ma dopo questa primissima edizione, ripeto, già la seconda nel 1981, sono partiti da Sumatra, qua dalle Jeep sono passati ai Range Rover, quelli a due porte, con il 3005 V8, sono finiti appunto a Sumatra per un periodo dal 5 al 21 aprile, anche lì su 1600 km, e anche qua però, come al solito, come ho detto prima, in realtà 5 equipaggi, cioè 5 squadre, però una nazione. Il primo vero Camel Trophy, appunto, diciamo, per agganciarmi al discorso che c'erano più nazioni e poi sarebbero state sempre di più, è stato fatto nel 1982 in Papua Nuova Guinea, per più chilometri ancora, 1750 circa, ancora qui Range Rover due porte, in un periodo sempre di aprile, 15-25 aprile, in questo caso ha partecipato l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti d'America, l'Olanda, e fra le varie squadre, appunto 8 squadre, erano anche duplicate, diciamo, perché i primi 3 sul podio, appunto Italia 1, Germania 1 e Italia 2, tanto per dire. Quindi prima vi avevo anticipato che l'Italia si è sempre contraddistinta in questa gara non gara, ripeto, però e anche se appunto non è una gara non gara, è sempre arrivata, insomma, tra i primi posti e con diversi
nomi importanti, insomma, ecco. Gara non gara, appunto, perché non ci sono mai stati ruoli predominanti, quindi pilota navigatore non esistevano, erano ruoli intercambiabili, quindi ognuno doveva comunque saper fare anche ciò che faceva l'altro, quindi bisognava tutti saper far tutto più o meno. Ripeto, non c'erano nemmeno premi in sé, in denaro, di qualche tipo di bene, arrivava un trofeo, un piatto in bronzo, insomma, ecco. Non doveva esserci, diciamo, un agonismo pesante, ma anzi uno spirito di gruppo nell'affrontare il tutto, perché ovviamente capite bene che uno sì può avere tutti i vericelli di questo mondo, però in alcuni casi magari vi piantate in avanti, potete tirarvi in avanti, magari bisogna tornare indietro, ok, esistono i vericelli portatili, il Tirfor per capirci, però insomma se c'è dietro un altro veicolo, uno strappo e via, insomma, quindi capite che anche la parte di aiutarsi a vicenda, insomma, era molto importante, tant'è che appunto gli spostamenti erano tutti fatti in colonna, ogni equipaggio praticamente si doveva sincerare anche che quello che lo seguiva ci fosse, insomma era più una... come dire, uno spostamento, se così vogliamo dire, da un punto all'altro, di gruppo. Ovviamente, ok, sì, un minimo probabilmente di gara c'era, nel senso perché appunto se le classifiche parlano chiaro, chi è arrivato primo, secondo e terzo, quindi in base ad alcuni punti, in base appunto a prove speciali, si stilava una certa classifica, però alla base di tutto lo spirito era quello di arrivare sani e salvi, di aiutarsi, ed arrivare in fondo in pratica. Infatti appunto la prova speciale era magari alla fine della giornata e quindi erano le uniche occasioni che gli equipaggi tra virgolette erano uno contro l'altro, insomma, ecco. E assieme a tutto questo, oltre a tutti i partecipanti, ogni squadra aveva anche un fotografo, un giornalista che andava a documentare tutto quanto. Infatti vi ripeto, io qua vi mostro il gioco, vi mostro SnowRunner, non sono in quei posti, ho dei mezzi simili, perché intanto oggi ho preso un Land Rover serie 3, il passo lungo, il 109. La prossima volta, se volete un altro episodio, ho già in mente, perché ho già ovviamente registrato la parte video, di prendere l'altro protagonista, il Discovery. Quindi insomma, come vedete, sono anch'io una sorta di giornalista documentatore, ma più che altro voglio dirvi, se voi cercate un attimo così su internet, solo per vedere anche le prime 10 immagini che vi fornisce il primo motore di ricerca che utilizzate, vedrete che troverete delle cose interessanti, nonché i video, perché secondo me già a non esserci, diciamo, lì non si può capire, non si può entrare nel vivo della situazione, però vedendo alcune foto, alcuni video, qualcosa, come dire, si vede, spunta e si capisce che erano veramente, come dire, delle prove abbastanza, ripeto, anzi togliamo nuovamente l'abbastanza, impegnative. Per il discorso di partecipazione, appunto ogni anno venivano appunto fatte delle selezioni e tra un sacco, cioè c'erano veramente richieste a migliaia, centinaia di migliaia, specialmente più avanzava, come dire, più avanzavano le edizioni del Camel, più la gente ovviamente conosceva questo evento. E vi lascio anche capire, perché adesso bisogna anche ovviamente sempre mettersi un attimo storicamente in quei momenti. Pensate, adesso è facile, se io faccio una cosa adesso ed è, come dire, un minimo famoso, comunque, come dire, si fa presto, insomma, adesso a pubblicizzarla. Pensate ai social, alla TV, pensate a qualsiasi cosa, che basta, uno può essere anche dall'altra parte del mondo, se solamente c'è un po' di connessione ad internet, mette su 4 foto su Facebook, 4 su Instagram, se ovviamente è una cosa che interessa, girano, o comunque girano. Stiamo parlando di anni 80, 90, 2000, voglio dire, negli anni 80 riuscire a, come dire, e far breccia come notizia non era facile, quindi mettetevi nell'ordine delle idee appunto che anche lì era un fenomeno di massa, e immaginate che portata ha avuto e che portata probabilmente avrebbe avuto adesso con tutti i social media, con tutto quello che conosciamo ora, ecco. E quindi, tornando alla partecipazione, poi vabbè, i requisiti erano ovviamente essere maggiorenne, patentati, avere una buona forma fisica, parlare l'inglese anche a quei tempi lì, che adesso ogni tanto vedo nei commenti si fa fatica a parlare l'italiano, a scriverlo quando mancano un po' di H, ma apro e chiudo parentesi. E dopo tutto questo spoglio di schede venivano selezionati appunto potenziali partecipanti, quindi con un'altra valutazione, insomma, avanti, quindi le solite
valutazioni, si parte in 1000 e si arriva in 4, insomma, due equipaggi da 2, ecco, insomma. E quindi, come dire, era anche lì una gran selezione. E appunto, per farvi capire, oltre ai test psicoattitudinali, venivano proposte diverse prove pratiche, anche quindi ovviamente guida e navigazione, come ho già detto, prove fisiche, di leadership, orientamento, nonché anche sapere un po', insomma, basi di meccanica o sopravvivenza, nodi, eccetera. Quindi capite che diventava, era proprio una vera avventura quasi a 360 gradi. Quindi, ricapitolando un attimo, prima poi di salutarci ed eventualmente, vi ripeto, fatemi sapere se vale la pena di fare un secondo approfondimento, magari parlando più nello specifico delle gare, come abbiamo detto, dei vari posti che hanno, come dire, che sono stati protagonisti, che comunque faremo una lista veloce anche in questo video per avere almeno un'idea. L'inizio, insomma, di tutto questo era stato proposto come un qualcosa che sembrava impossibile da realizzare, e le campagne pubblicitarie erano legate appunto all'immagine dell'uomo avventuroso che affronta la giungla in jeep, eccetera. Tutto questo appunto andrà a identificare il Camel Trophy nella maggior parte delle edizioni, e come vi ho detto, appunto, dalla prima che sono partiti con le jeep, poi in realtà è arrivato Land Rover che si è, come dire, fatto sponsor di tutto ciò. Infatti i veicoli utilizzati per il Camel erano praticamente di serie. La Land Rover distaccò un'intera divisione dell'azienda solo per apportare le modifiche necessarie per gli allestimenti, insomma, ecco. E una stima del numero dei veicoli utilizzati è circa un 450, e considerando tutti i modelli, dalla serie 3 al Freelander, che vi ho detto che ha partecipato ad un'edizione. L'elenco delle modifiche principali, alla fine, ripeto, erano più di protezione e di accessoristica di cose utili, quindi slitte di protezione anteriori, posteriori, quindi piastre, paracolpi, eccetera. Poi qualche sistema elettrici modificati, ma ovviamente non si parla delle prime edizioni, si parla un po' più avanti, perché in serie 3, sì, di elettrico, ok, luce, fari, basta. Immaginatevi, parliamo di 40 anni fa, c'erano centraline, non c'era altro che accendere, insomma, le luci fra un po', voglio dire, ok, dopo se uno sta lì a distinguere motore diesel o benzina, ok, c'è comunque un qualcosa di elettrico, ma voglio dire, non c'è l'elettronica, ecco, se così vogliamo sintetizzare e banalizzare. Poi altri allestimenti, il vericello, lo snorkel, sfiati anche per le trasmissioni, tanti veicoli magari cosiddetti da bar, tanto rialzati, tanti snorkel, tante cose, però magari sigillati male, e poi non hanno magari qualche accortezza fine, come ad esempio gli sfiati ai punti, al cambio, al serbatoio. Pneumatici, che di solito era Avon o BF Goodrich, quindi serbatoi di carburante ausiliari, nonché ovviamente le taniche, che erano stipate magari in portapacchi rinforzati, luci da lavoro, quindi paraurti anche uso gravoso, eccetera, e un sacco di altre cose, come ho detto, appunto, taniche, ovviamente acqua e carburante, non solo carburante, appunto, casse della Zarges, valigie Pelican, insomma, piastre da sabbia, che sono utili non solo sulla sabbia, sono utili in tante situazioni. Più o meno, ecco l'allestimento che vedete qua su SnowRunner, ma più o meno a farla larga, ecco. Poi avevano anche tra trip, GPS, satellitari, radio CB, ma anche qua ovviamente calcolateli e calibrateli sulle epoche, voglio dire, non c'era il telefono satellitare alla prima edizione, insomma. Quindi questo è quanto. E le 20 edizioni del Camel, come vi ho detto prima, abbiamo nominato nell'80 la Transamazzonica, poi nell'81 Sumatra, nell'82 vi ho detto che c'era Papua Nuova Guinea, e quindi fin lì ci siamo, eravamo arrivati ai Range Rover due porte. 1983 Zaire e il 109 serie 3 2003 diesel, quindi praticamente come questo a vederlo, quindi ecco che abbiamo un'edizione con un serie 3. Nell'84 in Brasile con il 110, quindi il passo lungo, che è come dir questo, solo che non era ancora chiamato Defender, ma era proprio come il Defender. Vi ho fatto ancora un video scuola, insomma, sulla storia Land, ma se volete approfondimenti ovviamente sapete che sono qua, quindi capite che non era questo, ma era, ripeto, un Defender che non si chiama Defender, dopo capirete perché si chiamerà Defender. Nell'85 nel Borneo con il Land Rover 90, quindi diciamo il passo corto. Nell'86 addirittura in Australia col 90, sempre passo corto, solo che
No, in entrambi i casi ho qua segnato che era il 2005 diesel e basta. Nell'87 in Madagascar con il Range Rover il 2.4 turbo diesel, quindi hanno saltato un attimo il Defender, che non si chiamava ancora Defender, ripeto. Nell'88 sulla Wasi con i 110, in questo caso i turbo diesel, perché anche lì c'era il 12J, il 19J, che non si chiamava ancora Defender, ma capiamoci. Nell'89 l'Amazzonia, che penso sia una delle edizioni più performanti in assoluto, con i 110 sempre il 2005 turbo diesel, per poi arrivare al 1990 in Siberia con il Land Rover Discovery 2005 e il TDI, il tre porte. Ed ecco perché con la nascita del Discovery, il 90 al 110, non si chiamano più Land Rover 90, 110, quindi 90, 110, anzi. E con le varie motorizzazioni, ma prenderanno il nome di Defender, quindi poi arriva il 200, il 300 TD, insomma, 200 TD, 300 TD, TD5, Puma e avanti. Nel 91 Discovery TDI 5 porte, però in questo caso dal 3 porte sempre 7 al 5. Nel 92 Guyana col Discovery il TDI di 5 porte, praticamente il 200, per capirci che poi i motori più o meno erano quelli su Discovery Defender, più o meno, anche lì ci sarebbe da approfondire, ma capiamoci. Nel 93 in Malesia, praticamente qui Discovery TDI sempre la versione 5 porte, e tra le Ande nel 94 sempre con gli stessi Discovery, che probabilmente era già il 300. Nel 95 idem, Mundo Maya con i Discovery. Nel 96 sempre Discovery nel Kalimantan. 97 Mongolia con i Discovery, e ci avviciniamo ai nuovi Discovery, ma non so se ci arriveremo. Nel 98 infatti Terra del Fuego, e abbiamo Freelander 5 porte, che poi è anche l'ultimo anno di partecipazione ufficiale della Land Rover 2000, come vi dicevo, Tonga, Samoa, Honda e altre cose. Quindi più che altro il Camel Trophy, per come lo intendo io, si è concluso nel 99, volendo, ecco. Ma a parte tutto ciò, spero insomma che sia stato un piacevole, come dire, momento di riflessione e discussione su un argomento che spero almeno possa piacere. Se uno apre un video di SnowRunner, probabilmente un minimo al fuoristrada è interessato. Ripeto, se avete piacere, arriverò presto, mi auguro, con un altro video. Magari approfondiremo qualche altro argomento, magari anche deciso da voi, insomma, quindi fatevi pure sotto nei commenti. E detto questo, come al solito, vabbè, vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente, fei bravi anche qua in mezzo al fango, e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti, ragazzi!